qui si parla di tutto, naturalmente si parte dall'aspetto tecnologico, ecco perché si parla di connettività, di nativi digitali, di un mondo che si sta aprendo e che in qualche misura dovrebbe andare di pari passo con la sostenibilità. Allora, sul mondo tecnologico molti hanno da dire, io sono contrario alla tecnologia fine a se stessa, quella che insomma non ci migliora la resistenza, e ce n'è parecchia, in giro diciamo la verità. Invece sono favorevole a quella che ci aiuta a vivere meglio in un mondo che è sempre più piccolo, con sempre più persone che hanno sempre più esigenze. La sostenibilità è una parola molto di moda in realtà, ma se la dovessimo coniugare nei comportamenti quotidiani sarebbe ben difficile da assumere. Per esempio, quanti di noi rinunciano all'autovettura una volta a settimana, almeno, che farebbe un gran bene all'Italia, o addirittura ci rinunciano del tutto? Ecco, io per esempio l'ho fatto e non mi trovo nemmeno tanto male. Quanti di noi mangiano meno carne e meno pesce perché l'impatto ambientale è così forte? Anche questo è molto di là da venire. Quanti di noi risparmiano energia, acqua, dividono bene i rifiuti quando li buttano? Ecco, questa serie di comportamenti è la sostenibilità personale di ciascuno di noi. Poi c'è quello che spetta alle imprese, qui sono rappresentate, dovrebbero fare anche loro qualcosa, e qui la fanno effettivamente. E infine sono i governi del mondo che dovrebbero decidere di darsi un'altra via, ma questa ancora non se la sono data. Quindi per adesso tutto il peso del cambiamento è sulle spalle nostre singole, personali, con gli uomini di buona volontà che fanno aziende che di questo peso, di questa parola se ne fanno carico.